Cucire le era sempre venuto naturale, ma lei sapeva andare oltre, vedere i difetti da correggere, le imperfezioni da togliere. Aveva l'occhio per cogliere tutti quei miglioramenti che avrebbero trasformato reggiseni, mutandine, sottane del mercato in culotte, guêpière, guaine, parigine e corpetti forgiati su misura. Vittoria, la sposa, era splendida. Indossava un abito midi con la gonna a palloncino, maniche in pizzo a tre quarti e un nastro rosa antico che segnava il punto vita. Lia aiutò Vittoria a indossare lo splendido cappello che aveva creato per lei. Poi gli accostò una rosa e una gardenia e domandò quale delle due preferisse. Con il matrimonio iniziò per noi una nuova vita, ricca di avventure, di colpi di scena e di tanto lavoro, ma anche di tante soddisfazioni. Vostro nonno e io ci mettemmo in proprio con una piccola confezione nella stalla di casa. Tanto lì la mucca non c'era più perché l'avevamo venduta e con il ricavato abbiamo cominciato a pagare la nostra Ferrari. Lady Ottone è certo una definizione che le si addice perfettamente in ambito lavorativo, per la tenacia e la determinazione con la quale conduce da anni l'impresa, o per meglio dire le imprese di famiglia. Ma nella vita privata appare una donna estremamente dolce, a certi tratti romantica, come la sua casa, una donna legata alla famiglia e alle tradizioni. Trovò presto lavoro come illustratrice di fumetti e, affascinata dalle forme e dai colori, maturò ben presto l'idea di dedicarsi alla bellezza delle persone in carne e ossa e non solo di quella dei personaggi che animavano la carta. Appena maggiorenne, sposò il fidanzatino che aveva conosciuto ai tempi della scuola media e, con il pieno appoggio del giovane consorte, decise di intraprendere una nuova strada. È stata un valore, una risorsa, perché con il suo lavoro ha migliorato il contesto territoriale e cambiato le consuetudini dei genitori, dei cittadini bustocchi e non solo. La libreria è diventata un faro di riferimento per grandi e piccoli. Amava il suo lavoro e da indefessa lavoratrice, con rigore e tenerezza, ha dedicato 60 anni della sua vita e ha saputo coniugare il binomio donna-impresa. Il suo negozio era la vita. In effetti non è un lieto fine, quello di un negozio di giocattoli che chiude. È un po' come se gli elfi di Babbo Natale non avessero più una casa. Vede, quel negozio, quando la favola era ancora bella, con gli scaffali pieni di bambole dai boccoli biondi, macchinine luccicanti, peluche coccolosi, mattoncini colorati, modellini, costruzioni di legno. Povero Moreno. Ma non è detto. Se è andata male, se questo posto non ha avuto soddisfazioni nel passato, forse potrà averle nel futuro. Tra le copiose attività dell'esercizio commerciale figura la galleria d'arte che porterà per molto tempo il nome del nonno Angelo Bianchi, inaugurata nel 1945. Il nonno non c'era già più, ma la nonna, dando alla neonata iniziativa il suo nome, voleva ricordare il suo ruolo stimolatore e innovatore, aperto alle nuove correnti artistiche. Sicuramente lui aveva respirato la ventata futurista che arrivò a Gallarate durante la Prima Guerra Mondiale, quando Marinetti si arruolò volontario nel battaglione bersaglieri ciclisti dislocati in città per un periodo di istruzione. Oh, mamma, non comincerai con i tuoi noiosi racconti dei cortei femministi ai quali partecipavi nel 68 lanciando in aria il reggiseno? No, non ti preoccupare, non ti annoierò con quello. Voglio parlarti di qualche cosa che succedeva esattamente 100 anni prima. Hai mai sentito parlare di Alessandrina Massini Ravizza? Fu su quella domanda, all'ingresso di Maria, anche quel giorno lanciata da dietro una pila di volumi mentre accarezzava Spitti, che ad Adriana cadde lo sguardo su un libro di fotografie. Lo aprì a caso, come fosse la ricerca di una risposta, di un consiglio, di un respiro e... To, guarda un po', il suo cuore finse di non provare un sussulto. Una fotografia di Gallarate nel 1914.
il ricordo di una bambina nata in quell'anno, di una bambina che era stata lei. «Lo vedi?» chiese alla madre dal nome di creatura celeste. «Come potrei?» rispose quella. «I figli si riconoscono sempre». E su quelle parole la luce si spense, ben consapevole che quel diavolo, quando voleva, riusciva a sfuggire anche a loro. Si guardò in giro, nella stanza del tribunale che sembrava improvvisamente troppo ampia a contenere il nulla che percepiva attorno. La madre dal nome di Luce pensò che, se avessero potuto chiederlo a Eva, lei sì che avrebbe saputo rispondere, che avrebbe capito se lui c'era. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Ma che pezzo di legno? Non ci siamo ancora, è passato un secolo. C'era una volta, questa volta, un pezzo di plastica. Per essere più precisi, una bobina. Bobina? Certo! Avete presente quel modesto supporto cilindrico con due specie di ruotone laterali su cui si riavvolgono i fili? Ecco, quello. Amava entrare in classe quando ancora non c'erano gli studenti, non solo per preparare il materiale e raccogliere le idee, ma per respirarne l'odore, ascoltare il silenzio, catturare i pensieri che in quegli attimi arrivavano creativi, energici, innovativi. Aveva provato anche lei a osservare i suoi allievi e figurarsi nei panni di quel professore che sfuggiva il suo sguardo, imbarazzato, perché lei, all'epoca, lei, donna, sedeva unica in un'aula tutta maschile. «Sì, Mario, io ti sposo se mi fai un cinema». «Lo so, Mario, ti ho chiesto una grande prova d'amore, ma tu non ti sei tirato indietro». «E no, lui il cinema me l'ha costruito, in quel vecchio circolo. Non era grandissimo, ma era mio». E così, come tanti anni dopo, la bella Cenerentola nei suoi abiti sporchi avrebbe cantato «I sogni son desideri di felicità», il mio sogno era diventato realtà. Uno sguardo bambino di una donna su sua madre per parlare di sé e di lei. Una storia che parla di storie, di incontri e di racconti speciali che diventano libri preziosi per tutti. Due donne che hanno lasciato una traccia che ha cambiato lo sviluppo dell'editoria in Italia, creando le basi per la diffusione della letteratura per ragazzi e per bambini. Chiara guardò la nonna con occhi sgranati. «Un'altra storia di battaglie?» Nonna Antonia era solita raccontare alla nipote le storie della Seconda Guerra Mondiale che lei stessa aveva vissuto. La signora Radrizzani annuì con un sorriso malizioso. Era certa che alla piccola sarebbe piaciuta. «Pensa, è una storia molto antica», riprese. «Si intitola La ballata di Mulan e l'opera originale non esiste più». Occhi dolci, quelli di Cinzia, che rivedono altri occhi. Occhi che ricordano un carattere determinato, forte, un temperamento che assomiglia un po' anche al suo e che riverberava da quegli occhi magnetici, quegli occhi viola, come quelli di un'altra bambina che diventò famosa in un'altra arte, un'altra nazione. Gli occhi della sua maestra Lucia. Faceva freddo a bordo campo, quel freddo che solo a nord, appena sotto le montagne e a un passo dalla Svizzera, potevi sentire fino a qualche anno fa. Adesso anche quello è cambiato. Dicono sia il riscaldamento globale o forse un'integrazione che accompagna quella umana. Come se chi è arrivato si fosse portato dietro un poco della propria terra. Ma allora no. Allora il freddo era secco, tagliava in due il viso e condensava il respiro.